Bentrovati amici di Tele Santa Marinella all'appuntamento settimanale con il TG e con le notizie del nostro territorio. Vi do subito lettura dei titoli di oggi. Incendio ad un magazzino presso il parcheggio dell'area ex Fungo in centro città domenica pomeriggio. Sempre domenica mattina raccolta di sangue presso i locali della ASL da parte dell'Avis di Santa Marinella. È stato inaugurato inoltre il promontorio al Porticciolo Marina di Santa Marinella in occasione del 150° anniversario della Capitaneria di Porto. Intervista al responsabile signor Bucchi sulla situazione di degrado presso la frazione di Borgo San Martino. Il vapoforno di Seci, sito in zona centro, ha promosso una bellissima iniziativa sociale. Abbiamo intervistato la titolare Laura Seci. Abbiamo intervistato inoltre anche, sempre parlando di iniziative di questo periodo natalizio, Valentina Fantozzi, che è la presidente dell'Associazione Promozione e Sviluppo sulle bellissime slitte e letterine di Babbo Natale che abbiamo visto davanti ai nostri esercizi commerciali. E poi per finire i servizi sugli appuntamenti dello scorso weekend che si sono realizzati e chiuderemo poi con le notizie sullo sport. E apriamo subito il nostro TG con delle immagini di repertorio registrate durante un incendio divampato nell'area ex Fungo. Vediamo le immagini. Domenica pomeriggio, all'incirca verso le ore 17:30, durante una tranquilla domenica prenatalizia, per cause probabilmente dovute ad un cortocircuito all'interno di un magazzino privato sito nelle adiacenze del parcheggio pubblico ex Fungo, è divampato appunto un incendio che ha raggiunto anche con delle fiamme che hanno raggiunto anche dei livelli abbastanza preoccupanti. Fortunatamente i primi ad intervenire sono stati tempestivamente i vigili del fuoco e la polizia locale di Santa Marinella, che entrambi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Prontamente sono intervenuti anche i volontari della Provirgi Santa Marinella, che hanno contribuito attraverso il sistema antincendio appunto dei volontari. Nonostante tanta preoccupazione, non si sono rilevati enormi danni né alle persone né tantomeno agli ambienti circostanti, tuttavia si sono registrati alcuni danni materiali. È tornata domenica scorsa la raccolta di sangue da parte dell'Avis. Questa volta l'incontro si è tenuto presso i locali della ASL, al centro commerciale di Val d'Ambrini. Abbiamo intervistato il referente Eugenio Fratturato. Allora, come vedete ci troviamo nei locali dell'ASL, no? Dove fortunatamente siamo stati uno dei più fortunati in tutta la provincia di Roma che ci abbiamo un'unità di raccolta, l'unica riconosciuta oggi come unità di raccolta di tutta la provincia di Roma. Oggi è una giornata veramente buona per quanto riguarda quelle persone che purtroppo aspettano da un momento all'altro che arriva qualche sacca di sangue. Siamo oltre 40 sacche di sangue oggi. Oggi che è una giornata proprio vicino a Natale, un dono migliore di questo qui credo che non si poteva fare. L'obiettivo è quello di andare sempre più avanti, raggiungere l'autosufficienza in tutta la provincia, Roma compreso, ma a Roma purtroppo ci abbiamo sempre grossi problemi per quanto riguarda la raccolta di sangue. Roma è una cosa un po' particolare perché, come tutti sapete, Roma raccoglie pochissimo, pertanto va in qualche modo coinvolto i romani con più pubblicità, più dare contatto diretto con le persone, quello che forse facciamo nella provincia. Nella provincia in qualsiasi momento noi ci troviamo, nei bar, nei ristoranti, in giro, in qualsiasi cosa noi facciamo pubblicità e questa è la cosa che paga forse più di tutti. Abbiamo aderito anche a Telethon, è una cosa veramente che ci crediamo fortemente anche a livello nazionale. Siamo qui anche con Dona un cuore, sono dei cioccolatini, noi ci stiamo mettendo tutto anche per quanto riguarda pubblicizzare questa cosa. In Italia se si ferma il volontariato, come voi sapete, si ferma tutto l'Italia. Grazie ai volontari, grazie veramente alle persone che stanno vicino e collaborano. Senza di questo l'Italia chiudiamo veramente, visto quello che sta succedendo in tutto il mondo, ma guardiamo l'Italia. Grazie e buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie.
Allora, volevo solamente far presente alcuni dati. L'anno 2014 per Santa Marinella per le raccolte è stato caratterizzato da un alto numero di donatori nuovi stranieri, mentre l'anno 2015 abbiamo visto un grosso incremento da parte di giovani che per la prima volta sono venuti a donare a Santa Marinella. E questo ci ha fatto molto piacere, perché abbiamo fatto anche un'indagine per conoscere le motivazioni per cui vengono a donare. Diciamo che la maggior parte si è avvicinata all'Avis proprio per l'informazione che abbiamo dato, per la diffusione della notizia dell'importanza del dono del sangue. Alcuni hanno risposto che si sono avvicinati alla donazione a causa di un familiare che ha avuto bisogno del sangue e hanno sentito la necessità di avvicinarsi all'Avis. E gli altri hanno risposto perché sono stati convinti da parenti e amici. A noi ci ha fatto molto piacere l'anno 2015, perché lo chiudiamo veramente con grande soddisfazione, perché abbiamo avuto un grosso incremento e poi dall'anno 2015 sono entrati in funzione i nuovi criteri e adesso il sangue non viene più portato a Civitavecchia ma va direttamente a Roma, al San Filippo Neri, dove viene lavorato e poi riviene riconsegnato a Civitavecchia per le esigenze del nostro ospedale. Sono state date delle notizie un pochino distorte, sembrava che il nostro territorio sarebbe rimasto senza sangue con questa nuova metodologia imposta dalla Comunità Europea. In realtà non c'è stata sofferenza da parte dell'ospedale di Civitavecchia per quanto riguarda le sacche di sangue. Abbiamo incrementato tutto il territorio le donazioni, non siamo totalmente autosufficienti, però speriamo che nel 2016 possiamo raggiungere questo obiettivo. Grazie a tutti i donatori. Abbiamo già parlato durante questo anno della Capitaneria di Porto. Perché? Perché proprio il 2015 è stato l'anno in cui è ricorso il 150° anniversario delle Capitanerie di Porto. Anche il Comune di Santa Marinella ha voluto fare omaggio a questo importante appuntamento, a questo importante evento, dedicando appunto con una targa il promontorio sito dietro il porticciolo Porto Marina di Santa Marinella. Venerdì 18 dicembre alle ore 11 una manifestazione con diverse autorità civili e militari, il Comune di Santa Marinella e il parroco dell'ospedale Bambino Gesù. Alla cerimonia si sono ulteriormente aggiunti anche le associazioni di volontariato del territorio di Santa Marinella. Vediamo le immagini. Venerdì mattina la presenza del contrammiraglio Giuseppe Tarzia, direttore marittimo del Lazio, e del vice sindaco Carlo Pisacane, il promontorio del porto di Santa Marinella è stato intitolato alle Capitanerie di Porto in occasione del 150° anniversario della loro istituzione. Alla cerimonia hanno preso parte il comandante della Locamare di Santa Marinella, Salvatore Nocerino, il comandante della Polizia Locale Maria Dinolfi, il consigliere al turismo Alessio Marcozzi e l'assessore Rosanna Cucciniello, i rappresentanti della NMI, il presidente della Porto Romano, l'avvocato D'Amelio, gli operatori della riserva di Macchia Tonda e le associazioni di volontariato Nucleo Sommozzatori Propirgi e Misericordia. Il parroco padre Felice Riva, cappellano dell'ospedale Bambi Gesù di Palidoro, ha proceduto con la benedizione della targa e dei presenti. La fattiva collaborazione tra la Capitaneria di Porto e il Comune di Santa Marinella, ha dichiarato il contrammiraglio Tarzia, si rinnova stamani dinanzi a questa targa, simbolo di 150 anni di attività per il mare, di cui siamo estremamente orgogliosi e fieri. Continueremo anche in futuro a garantire il controllo e la sicurezza delle nostre coste. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Santa Marinella e il vice sindaco Pisacane per questo importante riconoscimento. Abbiamo restituito alla città un luogo simbolo, ha aggiunto il vice sindaco Pisacane, ridandogli decoro attraverso interventi semplici ma allo stesso tempo efficaci e dedicandolo alle Capitanerie di Porto. Tutto ciò si pone a testimonianza dello stretto e saldo legame tra la città di Santa Marinella e il corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il quale sono convinto che proseguirà anche per il futuro. Autofficina Diego Marangon. Qualità e risparmio garantiti. Riparazioni auto e diagnostica computerizzata plurimarche, compreso anche per tutti i veicoli con impianto GPL.
aperto tutti i giorni, tranne la domenica. Riparazione e manutenzione dei vostri motori storici e Vespe d'epoca. E per i mesi di luglio-agosto, manodopera per cambio olio e filtri gratuita. Autofficina Diego Marangon. Qualità e risparmio alla portata di tutti. Prima di passare a parlare delle iniziative di questo Natale 2015, apriamo un occhio nella vicina Borgo San Martino. Grazie al servizio che ci è stato inviato da Canale 10, e quindi anche ringraziamo per questa nuova collaborazione con i colleghi di Canale 10, vi mostriamo un'intervista ad un referente, un cittadino, signor Cubucchi, che ha mostrato le immagini relative al degrado ambientale della frazione di Borgo San Martino. Luigino Buchi è il presidente del comitato di zona di Borgo San Martino, una frazione di Cervetri che molte volte ha denunciato lo stato di abbandono. Ma vi sentite veramente abbandonati? Sì, ci sentiamo abbandonati perché da tempo noi reclamiamo la soluzione di alcuni problemi che purtroppo alla fine non trovano soluzione. Quindi parliamo di tante cose, parliamo delle strade, parliamo del prodotto, del problema dell'acqua. Quest'estate è mancata molte volte l'acqua. Quindi abbiamo sollevato questo problema sia al sindaco che a Ceato 2, ma da quello che ci risulta non è stato fatto niente per risolvere questo gravissimo problema. Quindi l'anno sta per finire, comincia un nuovo anno, quindi presto arriverà la primavera, speriamo, e il problema praticamente è rimasto. A chi vanno addebitate queste responsabilità? Ma secondo me vanno addebitate a CEA, che è il gestore dell'acquedotto, ma anche al comune, che è l'organo di controllo. Sono in aumento i furti nelle campagne, furti ormai che sono all'ordine del giorno? Sì, sono all'ordine del giorno e ad ogni ora del giorno purtroppo. Proprio mi è giunta notizia questa mattina che proprio ieri hanno rubato un escavatore a un signore lungo via Doganale. Quindi noi al sindaco stiamo sollecitando anche un maggior controllo, un maggior pattugliamento della zona o comunque sia l'installazione di telecamere che non devono essere soltanto agli ingressi delle frazioni più grandi tipo Valcanneto o Cerenova Campo di Mare, ma chiaramente anche sulle arterie principali che praticamente con la quale si raggiungono le frazioni tipo Borgo San Martino, Ceri Terzi, perché poi nella zona di campagna i furti sono ancora più frequenti proprio perché le vie di fuga sono tante. E non essendoci chiaramente illuminazione pubblica e tante altre situazioni, il ladro riesce a fuggire con maggior facilità. E avremo invece adesso la parte dedicata a questo Natale 2015. Tante le iniziative che si sono svolte, altre che ancora sono da vedere. Ovviamente le telecamere di Tele Santa Marinella sono presenti sempre. Colgo l'occasione anche per ringraziare e ricordare che i bellissimi servizi che vedete tutte le settimane sono realizzati da i colleghi Alessandro Fiorucci e Claudio Lippi. E iniziamo subito con una intervista a Laura Secci, titolare del Vapoforno 3 di Santa Marinella, che ha promosso l'iniziativa di dare il pane in regalo presso le proprie attività, sia quelli della zona Maiorca che in zona centro. Ascoltiamola. Questa iniziativa è partita da una mia cliente che veniva abitualmente la mattina a prendere il pane per le sue bestie, che ha gli animali, ha i cani e tutto il resto, e un giorno così mi ha chiesto se io ero favorevole alla proposta di offrire il mio pane alle persone che insomma avessero un po' più di bisogno. Io sono 6 anni che ho questa attività e come da mia abitudine la mattina sempre ai contadini do tutto il pane, tutte le rimanenze, la pizza, i dolci, tutto ciò che rimane la sera che non è più vendibile il giorno dopo. E perché no quindi accettare appunto questa proposta che non mi sembrava niente male per fare qualcosa di buono per questa cittadina, perché in fin dei conti sono una ragazza giovane e è giusto che magari posso aiutare chi ha più bisogno di me o comunque persone che possono anche comprarsi il pane, ma se viene regalato non è mai una brutta cosa. Tutte le sere alle 7:40 c'è una colonna proprio qui fuori al nostro negozio dove c'è appesa una cesta con scritto davanti offerta. Di lato ci sono tutte le bustine dove ognuno se lo può prendere per conto proprio e in questa cesta c'è tutto il pane e la pizza che è del giorno, insomma della mattina fino alle 7:40 che noi chiudiamo. Il Natale santamarinellese è iniziato con una bellissima iniziativa. Dopo la bicicletta in fiore della scorsa primavera, l'associazione Promozione e Sviluppo di Valentina Fantozzi ha ideato la slitta, la sedia di Babbo Natale e le letterine per i bambini. Tutti gli esercizi commerciali infatti hanno aderito all'iniziativa partecipando a questo concorso, e quindi dopo le feste
sapremo chi avrà realizzato la sedia più bella. Intanto ascoltiamo il presidente Valentina Fantozzi. La sedia per Babbo Natale è stata ideata da un gruppo di persone che sono io, il vicepresidente Emiliano Di Tardo, e Fabio Lorenzoni, che è il proprietario del Bar Mallorca, e siamo i tre del direttivo di questa associazione, pensando a cosa potesse essere, potesse arredare il Natale a Santa Marinella. Arredare dico perché la sedia per Babbo Natale è un arredo urbano a tema natalizio che i commercianti di Santa Marinella che hanno aderito hanno offerto alla propria città, per tutti i cittadini e soprattutto per i bambini. È un concorso perché la nostra formula di presentare gli eventi si basa sulla formula del concorso, perché attraverso il mi piace con il quale vengono votate le varie decorazioni fatte dai commercianti ci autopromuoviamo attraverso le pagine di Facebook. Senza di esse non sarebbe la stessa cosa, non avrebbe la stessa divulgazione l'evento. Quindi avete una pagina dedicata su Facebook? Sì, con le nostre iniziative, dove praticamente descriviamo quello che è la progettualità dell'associazione, che di anno in anno presenta un programma alla quale a fine anno poi si vedono i risultati di quello che sono state una serie di riunioni che abbiamo fatto tra di noi. Il concorso, allora, la votazione per la letterina a Babbo Natale, che è il secondo concorso all'interno di una sedia, finirà il 24 dicembre, quindi il 25 dicembre mattina si saprà chi ha vinto la letterina. Beh, noi contiamo di regalare quello che il bambino scrive sulla letterina, ecco, farlo contento, almeno un bambino, farlo credere ancora in questa festa in cui in realtà crediamo tutti. Allora, per la sedia verrà premiata la sedia che è piaciuta di più a livello popolare, quindi non c'è una giuria specifica, ma saranno le votazioni di ogni cittadino di Santa Marinella a decidere. Finirà il 31 dicembre a mezzanotte e il vincitore si saprà il 2 gennaio e verrà premiato insieme alla letterina per Babbo Natale il 6 gennaio mattina nell'attività che ha vinto sia la sedia di Babbo Natale e sia la letterina. Allora, si va sulla nostra pagina Facebook, che è Promozione e Sviluppo Santa Marinella. C'è un album dove c'è scritto appunto l'album ufficiale per la votazione e si clicca mi piace sulla sedia che piace di più. Allora, ricordo a tutti quanti che il 23 pomeriggio, insieme all'Associazione Scout di Santa Marinella, ci sarà un Babbo Natale che, insieme al gruppo Lupetti e Coccinelle di quest'anno, raccoglierà tutte le letterine su tutto il corso del centro dove ci sono le sedie, e insieme ai bambini. Con questo finirà il concorso della letterina. E il 25 a mattina, tramite la nostra pagina Facebook, si saprà chi è il vincitore della letterina. Allora, la quota che era del valore di 30 euro che ogni commerciante partecipante ci ha dato serve per come contributo per il regalo della letterina, quindi per il regalo del bambino. Per sostenere i costi. Per sostenere i costi, sì. Una parte verrà devoluta all'associazione Scout per risistemare lo sterrato che porta alla loro sede, e l'altra, l'ultima parte, verrà utilizzata per il premio della sedia per Babbo Natale. Il weekend scorso è stato veramente un weekend molto interessante per quanto riguarda il turismo e la cultura. Vi abbiamo montato un servizio relativo a alcune immagini sia degli eventi di venerdì, di sabato e di domenica. Vediamole insieme. Si è aperto il weekend con la manifestazione al Castello di Santa Severa, che ha visto coinvolte tantissime associazioni del territorio durante i giorni di venerdì, sabato e domenica. Tanti gli eventi in programma, un vasto pubblico ha partecipato, accogliendo quindi tanto apprezzamento da parte dei visitatori e degli spettatori. Tra gli eventi realizzati al Castello di Santa Severa
sera che vediamo in questo ambito aver utilizzato la manica lunga del castello, il cortile delle Barrozze, si sono avvicendati diversi appunto spettacoli, dalla danza ai corsi di quadri, dove appunto sono stati premiati anche i miglior quadri realizzati durante la manifestazione stessa, quindi gli spettatori hanno potuto vedere la creazione del dipinto sin dalla tela alla composizione finale e votare appunto l'artista migliore. Durante le giornate, inoltre, anche il Film Festival ha portato in scena, in occasione del decimo anno, alcuni frammenti di quello che abbiamo visto durante la scorsa edizione estiva, dedicando quindi ogni giorno ad un film che è stato scelto appunto dagli organizzatori. Come abbiamo detto, spettacoli di danza, musica, l'associazione Sinfonicamente anche ha partecipato, che conosciamo perché è molto attiva nel nostro territorio. Insomma, tre giorni in cui veramente ci si è divertiti e si è raggiunto un livello culturale e turistico veramente eccellente. La manifestazione, organizzata appunto con la collaborazione, con il patrocinio del Comune di Santa Marinella, ha visto ideatori il consigliere Andrea Passerini ed Emanuele Minghella. Mentre invece domenica pomeriggio, rientrati nel territorio di Santa Marinella, la compagnia teatrale Giuseppe Percuoco ha portato in scena uno spettacolo teatrale comico insieme ai ragazzi della Bombetta, i ragazzi appunto dell'associazione Stella Polare e cooperativa Stella Polare, che si sono appunto per una giornata calati nei panni di attori protagonisti. Durante lo spettacolo la Percuoco ha portato in scena anche la Signora delle Camelie di Gigi Proietti, riuscendo ad ottenere una sala gremita di spettatori per un pomeriggio all'insegna delle risate e del divertimento, che è terminato alle ore 21 con tanti applausi e un momento di commozione. E veniamo adesso allo sport. Parliamo di campionato promozione girone A, Santa Marinella contro Football Club. La partita si è conclusa con 1-2. Vediamo gli highlights. Partita da dimenticare per la truppa rossoblù, che complice una prestazione sottotono cade rovinosamente nello scontro diretto casalingo contro il Football Club. La Santa, priva di Simone Verde, squalificato, e Giorgio Bevacqua, infortunato, iniziava bene la gara, trovando subito il vantaggio con il bomber Emiliano Rovinetti, abile a sfruttare una palla vagante in area viola. I ragazzi di Dominici, per tutto il primo tempo, pur non giocando da squadra affamata di punti, venivano raramente impensieriti dai romani e in un paio di occasioni sfioravano il raddoppio. Nella ripresa, mentre tutti si aspettavano un Santa Marinella deciso a trovare il gol sicurezza, invece si vedevano tornare in campo una squadra involuta nel gioco e a tratti anche frettolosa, con una miriade di passaggi sbagliati nella zona nevralgica del campo. Di contro, gli ospiti prendevano coraggio, ma sempre senza impensierire il giovane Daniele Remedii. Tuttavia, quando tutto, seppur a fatica, sembrava andare per il meglio, nel giro di 5 minuti succedeva l'imprevedibile. Pareggio ospite in una rara sortita in area a calcio di rigore per un netto fallo in area locale ad opera di Manuel Morra. Subito dopo il calcio di rigore veniva espulso Massimo Feuli per aver reagito ad un comportamento antisportivo di un avversario che dopo la rete non restituiva la palla per la ripresa del gioco. Passavano pochi minuti e veniva espulso anche Simone Ferro, reo di un calcio presunto tale ad un avversario. Finiva in pratica qui la gara, con la delusione sul volto di tutti e lo scoramento dei dirigenti, che non si aspettavano una debacle inaspettata contro una diretta concorrente alla lotta salvezza. Mentre invece il Santa Severa, che ha giocato contro la Guardia di Finanza, ha ottenuto un pareggio 1-1 sul campo di gioco. E la parola adesso a Maria Teresa Vitali per le breaking news.
E benvenuti telespettatori di Tele Santa Marinella alle Breaking News, notizie in breve. Allora, per oggi abbiamo appunto un corso della Sapienza sul diritto di rifugiati e richiedenti asilo politico. Allora, il corso, appunto, il bando terminerà le domande entro il 7 gennaio 2010, le lezioni inizieranno nel mese di gennaio 2016 e si concluderanno nel mese di giugno 2016. Per accedere al corso di formazione, naturalmente, bisogna essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Vi volevo ricordare i due bandi di concorso del Comune di Santa Marinella. Il primo bando è il soccorso e recupero degli animali randagi, scadenza il 30 dicembre 2016. Il secondo bando riguarda la short list per professionisti in bandi europei. Questo bando appunto è in scadenza il 29 gennaio 2016. Inoltre vi ricordo la circolazione di via 4 novembre, bisogna prestare attenzione alla doppia viabilità e appunto inoltre al divieto di sosta e parcheggio nel lato della stazione. Vi volevo fare i miei auguri e gli auguri di tutta la redazione. E chiudiamo il nostro TG con i saluti finali e ovviamente gli auguri natalizi. Da parte di tutta la redazione vi auguriamo di trascorrere le feste nel miglior modo, ma si unisce a noi anche un gruppo veramente particolare che appunto assiste i nostri cittadini tutto l'anno. Guardiamo chi manda gli auguri di Natale. Autofficina Diego Marangon, qualità e risparmio garantiti. Riparazioni auto e diagnostica computerizzata plurimarche, compreso anche per tutti i veicoli con impianto GPL. Aperto tutti i giorni, tranne la domenica. Riparazione e manutenzione dei vostri motori storici e Vespe d'epoca. E per i mesi di luglio-agosto, manodopera per cambio olio e filtri, gratuita. Autofficina Diego Marangon. Qualità e risparmio alla portata di tutti.